Le attività agricole desiderano e hanno la necessità di continuare a ottimizzarsi. Alla base di ciò vi sono il posizionamento preciso dei semi o del liquame, nonché misure di protezione delle colture ancora più accurate. Tuttavia, i sistemi automatici di sterzata ricoprono un ruolo fondamentale. Qui ciò che conta è l'affidabilità. Noi di John Deere vantiamo anche oltre 20 anni di esperienza. Vorrei parlare con Sonia degli ultimi sviluppi in questo ambito. Sonia, quali sono le novità dei nostri sistemi di guida? Ora disponiamo di un nuovissimo ricevitore Starfire 7000. Come sempre, può essere utilizzato tutto l'anno sulle macchine nuove e quelle già in circolazione. E su alcune macchine John Deere è installato direttamente nel tetto, ossia si tratta di una versione integrata. Ottimo! Ma cosa può fare ancora? Te lo mostro. Dal nuovo design emergono ai lati due pratiche impugnature, le quali semplificano notevolmente lo spostamento da una macchina all'altra. Sembra anche meglio da vicino. Quali sono gli altri vantaggi? Con il ricevitore Starfire 7000 riceviamo non solo i segnali satellitari GPS e GLONASS, ma da ora anche Baidu e Galileo. Ovviamente ciò migliora molto la nostra copertura di rete. Ciò significa che l'intensità del segnale a disposizione è maggiore e c'è una maggiore indipendenza dei fattori di interferenza come quelli causati dalle zone d'ombre sotto gli alberi. Parlando di intensità del segnale, cosa mi dici dei segnali di correzione? Ai neofiti offriamo gratuitamente il nostro famosissimo segnale SF1, utilizzato dalla maggior parte degli agricoltori. Il segnale SF1 dispone di una precisione da passata a passata di più o meno 15 cm, che assicura solidi risultati sul campo ed è anche molto più accurato rispetto alle versioni base di molti altri fornitori sul mercato. Con il precedente ricevitore SF6000 offriamo il segnale SF3 e con l'SF7000? Con l'SF7000 disponiamo di un nuovissimo segnale RTK con una precisione di 2,5 cm, il quale non richiede ulteriori modem radio o cellulare. Lo chiamiamo Starfire RTK. Geniale, la precisione RTK senza ulteriore hardware. Il tempo di attesa del segnale necessario per raggiungere la precisione completa è inferiore a 10 minuti e la ripetibilità per le passate e i confini dei campi è di 5 anni. Quindi tutto ciò è anche molto interessante per le colture perenni. Non è mai stato così semplice entrare nella precisione RTK. Serve comunque la radio mobile o il Funk RTK? Siamo convinti che con lo Starfire RTK siamo in grado di soddisfare un gran numero di clienti che desiderano avere accesso alla precisione RTK. Il prezzo di entrata è estremamente interessante e la gestione dei confini dei campi e delle passate, nonché l'elaborazione specifica delle zone secondarie, è migliore. E per rispondere alla tua domanda, Heiner, il vantaggio della radio o del Funk RTK mobile rimane il tempo estremamente veloce di accumulo del segnale, inferiore a 2 minuti. Questo aspetto si rivela particolarmente interessante per i clienti che cambiano spesso appezzamento. Inoltre, la ripetibilità della radio o della RTK cellulare è limitata. Ciò significa che le linee guida e i confini dei campi rimangono precisi anche dopo 5 anni e non devono essere registrati nuovamente. Sonia, quali sono le altre tendenze? Oltre al trattore, sono sempre più numerose le attrezzature, come le seminatrici, che vengono dotate di ricevitore per una precisione ancora maggiore nell'operazione che segue. Inoltre, sta guadagnando moltissima importanza la gestione differenziata di zone dello stesso appezzamento, in parte perché è possibile creare facilmente le mappe di applicazione tramite droni o satelliti. Inoltre è possibile inviare in tutta semplicità quelle mappe in modalità wireless alla macchina tramite l'Operation Center. Con il ricevitore SF7000 offriamo agli agricoltori e ai contoterzisti una soluzione ideale e rendiamo l'accesso all'agricoltura di precisione ancora più semplice e accurato che mai.